Sì, grazie Presidente per questa opportunità. Ringrazio anche io i proponenti di questa delibera d'iniziativa popolare a firma di Erbolino, una delibera che io già l'ho già comunicato anche ai miei colleghi. È sicuramente una delibera ben fatta dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista politico. Intanto conosciamo benissimo Massimiliano Iervolino, ecco, non per incensarlo, ma sappiamo bene, insomma, la battaglia che ha fatto da qui, insomma, sono tanti anni che si occupa dei rifiuti. Io ho avuto modo anche di leggere i due libri scritti da lui sul caso del ciclo dei rifiuti a Roma, sul caso anche di Malagrotta come la guerra dei rifiuti, perciò sicuramente un nome molto conosciuto nel mondo appunto dei rifiuti o soprattutto di chi si occupa di questa materia. E, come dicevo, una delibera ben fatta, ben costruita. Ci sono dei punti che chiaramente possono essere condivisibili, altri punti non lo possono essere, perché giustamente quando si parla di rifiuti si vanno a toccare anche le sensibilità politiche. Perciò quando si parla di chiusura del ciclo dei rifiuti, ricordiamolo, il ciclo dei rifiuti si può chiudere in tanti modi, si può chiudere sia in modo sostenibile, in modo vantaggioso per l'economia ambientale, ma anche non sostenibile, come appunto si faceva cenno agli inceneritori, cosa che oggi chiaramente la Lega spinge su questa strada. Noi crediamo che gli spunti di questa delibera sono positivi, altri meno, appunto, come ho detto, e come anche già auspico è che chiaramente venga semmai con una discussione preventiva riproposta un'altra delibera, chiaramente di comune accordo con la maggioranza, perché questa delibera va avanti da un anno e mezzo circa, per trovare appunto una convergenza su questi temi. Entriamo un po' più nello specifico, Presidente. Quando si parla di acquisto di Malagrotta 1 e Malagrotta 2, che sono i due TMB appunto che trattano la frazione dell'indifferenziato, sono impianti estremamente obsoleti, questo lo diciamo, sono impianti datati che necessitano di un attento revamping, di una trasformazione di questi impianti, cosa che sicuramente questa questione dal punto di vista tecnico, prima che dal punto di vista politico, deve essere assolutamente attenzionato. Bisogna comprendere che per revampizzare, ecco, utilizzo questo termine, i due impianti di Malagrotta 1 e Malagrotta 2 sicuramente necessitano molti denari, forse anche troppi, e bisogna vedere se effettivamente c'è una stabilità, anche come dire, un vantaggio economico sulla eventuale trasformazione. Questo chiaramente è per dire che comunque, dal punto di vista tecnico, non è semplice trasformare questi due impianti, soprattutto perché sono impianti molto datati e soprattutto perché comunque rappresentano una tecnologia oramai più che superata. Perciò bisogna fare un attimo una valutazione costi-benefici, ecco, per intenderci. Ricordiamo anche però che i due DMB sono stati oggetto di situazioni di carattere appunto giudiziario, l'ha detto anche il dottor Iervolino con il commissario Palumbo, e perciò anche lì bisogna fare molta attenzione, valutare quali sono i pro e i contro dal punto di vista legale, se appunto procedere con l'acquisto o meno di questi due DMB. E poi, come terzo aspetto, non meno importante, c'è anche l'opportunità politica, perché sono impianti che oggi producono comunque un impatto d'origine molto elevato sul territorio di Malagrotta, un territorio che, come già abbiamo detto molte volte, è ferito, perciò la convenienza di lasciare lì questi impianti sicuramente deve essere valutata attentamente. Questo per noi è un punto interrogativo forte su questa delibera, dove chiaramente abbiamo posto un'attenzione molto particolare. E si parlava poi anche di impianti di compostaggio, c'è una parte che tratta appunto il trattamento della frazione organica, sicuramente ci sono vari modi di trattamento della frazione organica, non reputiamo corretto l'utilizzo degli impianti di compostaggio anaerobico con la produzione di biogas, perché diciamo, ecco, l'impianto anaerobico produce un compost
un humus, per utilizzare anche un altro termine, non di grande qualità, e perciò anche lì noi non siamo molto d'accordo su questo aspetto. E questo lo fa capire anche le iniziative che noi abbiamo promosso sulla presentazione dei due impianti di compostaggio aerobico di produzione appunto di compost senza l'utilizzo del biogas a Casalsecce e a Cesano. Due impianti dove questa amministrazione ha chiesto di trasformare chiaramente dei luoghi oggi che possono ospitare questi due poli impiantistici che andrebbero a trattare 60.000 tonnellate ciascuno, impianti che possono aiutare e ammorbidire il peso economico, ma anche ammorbidire il ciclo dei rifiuti a Roma, perciò arrivare anche a una percentuale ancora maggiore, appunto, di quella che oggi stiamo affrontando, impianti che, come ha detto anche il dottor Iervolino, non si vedevano da anni. Io sorrido, Presidente, alle critiche dell'opposizione. Sorrido per quale motivo? Perché il Partito Democratico, che oggi si sciacqua la bocca dicendo che questa amministrazione non ha fatto nulla, devo dire che quando ero io consigliere nel 2013 si parlava di un piano industriale. Oggi ricordiamolo, un piano industriale di Ama c'è, che firma Giglio, e ci sarà anche un nuovo piano industriale, chiaramente a firma dell'amministratore Zaghis, con gli indirizzi chiaramente della Commissione Ambiente, dell'assessore Ziantoni, dell'Assemblea Capitolina. Non c'era un piano industriale quando siamo giunti nel 2013, ovvero nel 2016, mi correggo, ovvero nel 2013 si stava lavorando un piano industriale a firma Marino, l'ex assessore Marino e anche ex amministratore delegato Fortini, su un piano industriale che prevedeva tre ecodistretti nella zona del Salario, di Rocca Cencia e di Malagrotta. Questa è la piano industriale, cioè praticamente costruire, ricostruire tre grossi poli impiantistici dove oggi già sono presenti degli impianti che, ricordiamoci, generano chiaramente un impatto notevole sul tessuto cittadino, per trattare ciascuno 100.000 tonnellate di compost in modo anaerobico. Questo era il piano industriale, punto. Non c'erano altre soluzioni. E perciò sorrido quando io sento le accuse dell'opposizione. Non sono stati acquistati mezzi Ama, non c'è stato un piano assunzionale. Insomma, la città era allo sbando, totalmente allo sbando, all'anarchia più totale. Oggi parliamo di due impianti di compostaggio in via chiaramente di definizione, perciò tutto incardinato all'interno della regione. Parliamo di un acquisto di mezzi, sono stati acquistati più di 100 mezzi pesanti. Parliamo di un piano assunzionale che è stato comunque approvato in giunta. Insomma, queste sono gli indirizzi, sono le azioni che questa Roma è amministrazione un letamaio, Diaco! sta facendo. Ricordiamo anche la delibera 47 sul piano di gestione dei materiali post-consumo, che declina gli indirizzi sulla gestione dei rifiuti urbani a Roma. Delibera che non è mai esistita, perché l'unica delibera a firma PD era quella appunto che Ama doveva semplicemente svolgere l'attività di raccolta. Si parla di esternalizzazione di servizi, cosa che comunque il PD, chiaramente anche il centrodestra, ha portato avanti da sempre, perché il ciclo di rifiuti in questa città non è mai stato chiuso. L'interesse era foraggiare Malagrotta, questa era la verità, perché questo è un dato di fatto. Malagrotta fu chiusa per un'infrazione europea, senza una visione futura, senza un piano futuro. Perciò siamo arrivati con due impianti più che obsoleti, Salario e Rocca Cencia. Ricordiamo il Salario, la fine che ha fatto Rocca Cencia, ricordiamolo, nella delibera di Iervolino. Dei radicali si parla di riconversione del TMB, cosa che noi comunque abbiamo proposto. Abbiamo proposto anche con atti formali di riconvertire il TMB di Rocca Cencia in impianto di multimateriali. Perciò noi abbiamo trovato una città in questo modo, con un impianto di compostaggio a Maccarese che tratta 20.000 tonnellate all'anno, un'inezia, un'inezia, il nulla più assoluto. Aggiungendo la qualità di un compost che è totalmente, totalmente scadente.
che non si può riutilizzare. Questa è la città che noi abbiamo trovato, questo è un ciclo di rifiuti inesistente che noi abbiamo trovato, lo vorremmo chiudere, Presidente, ci mancherebbe altro. Per fortuna Zingaretti dal 2012 si è svegliato dal torpore e si è reso conto che aveva l'obbligo di aggiornare il piano di gestione dei rifiuti, cosa che ha fatto, cosa che non condividiamo, perché è un piano anche quello moderno ma datato, con tecnologie non avanzate, ma scadenti, passate. Perciò si pensava di chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma, di creare delle infrastrutture a Roma tramite AMA, un'azienda totalmente in difficoltà, senza anche un piano regionale, cosa che le infrastrutture spettano anche all'ente regionale, soprattutto all'ente regionale, che deve individuare dove devono essere costruite queste infrastrutture, cosa che non ha mai fatto, Presidente. Questa è la verità dei fatti, non c'è altro da dire. La verità è semplicemente questa, è inutile che oggi facciamo politica su questo. C'è poco da dire, questa è la semplice verità. Noi abbiamo su Malagrotta presentato il piano del monitoraggio ambientale della Valle Galeria, investendo dei soldi tramite Città Metropolitana. Su questo chiaramente devo ringraziare la consigliera Zotta e anche il consigliere Pacetti. Tramite la Commissione Ambiente abbiamo investito questi fondi per monitorare l'andamento dell'impatto degli agenti inquinanti sul territorio di Malagrotta. 3 milioni e mezzo erano stati investiti, Presidente. Erano, diciamo, appena arrivati, questi 3 milioni e mezzo erano di fatto, come dire, evaporati. Spariti, no, assolutamente un termine inappropriato. Ma non si individuavano più. Perciò abbiamo individuato quelle somme, corrette per investire dei fondi sul monitoraggio ambientale della Valle Galeria, che sicuramente il PD non conoscerà. Però è bene, insomma, che si informi anche su questo, e la maggioranza ha portato avanti appunto questo progetto. Perciò, Via, conclusione, consigliere. assolutamente, Presidente, mi scusi se mi sono dilungato, ma sui rifiuti c'è da parlare ore e ore, se non giorni e anche mesi interi. Su queste due delibere abbiamo presentato due ordini del giorno a firma di Palma Diaco. So che la consigliera Piccardi ha presentato anche un ordine del giorno. Comunque la questione è questa, Presidente. Un piano industriale nuovo arriverà che mirerà alla chiusura del ciclo dei rifiuti, perciò mireremo non più all'economia circolare, ma un'economia non più a un'economia lineare, ma un'economia circolare. E ricordo al PD che oggi decanta tanto che potrà vincere le elezioni. Io mi auguro di no, collega Pelonsi, perché se la vostra gestione è paragonabile a quella di Rutelli Veltroni e l'astronauta Marino, immagino, insomma, che chiaramente ci possiamo soltanto chiudere gli occhi, le orecchie e la bocca come le tre scimmiette. O speriamo di no. Stiamo lavorando per trasformare questa città un passo alla volta, con le macerie che abbiamo trovato, e sono sicuro che faremo un ottimo lavoro. Ricordo anche la delibera sui centri di raccolta a firma del appunto commissario Tronca, delibera che noi abbiamo preso in mano e che chiaramente stiamo portando avanti anche con il nuovo assessore Zantoni. Lunedì faremo una commissione per aggiornare l'andamento sui centri di raccolta, cosa che chiaramente anche questo era rinchiuso, chiuso dentro un cassetto. Questo è quanto. Io ringrazio appunto ancora i proponenti, spero che si possa trovare una convergenza su una nuova delibera e su nuovi spunti per portare avanti una delibera che possa soddisfare la maggioranza e tutti i cittadini. Ringrazio ancora il dottore Iervolino per quello che ha fatto sui rifiuti, sull'ambiente e sulla sostenibilità. E ringrazio anche lei, Presidente. Buon lavoro, buon proseguimento.